territorio difficile dal punto di vista dell'audiovisivo, che è la cosiddetta docu-fiction, che è un espediente creativo cui ricorrono i maestri di cinema come Nico Cirasola quando hanno oggettiva difficoltà nel recuperare materiale d'archivio, perché l'hanno detto tutti bene, la vicenda umana e professionale di Gino Boccasile si perde ormai nella notte dei tempi e della memoria storica. Non abbiamo filmati, se non rarissimi, non abbiamo foto, apparati iconografici, abbiamo, come spesso capita con gli artisti, il giacimento inesauribile della sua arte, che era appunto quella innanzitutto di un grande comunicatore, quindi un uomo che aveva a che fare con il commercio, con i linguaggi popolari, nell'epoca in cui con i grandi partiti di massa e il Partito Nazionale Fascista nella sua orripilante ideologia è stato comunque un grande partito di massa, forse anzi decisamente il primo partito di massa di questo paese, e in quell'epoca nasceva forte l'esigenza da parte del grande partito di massa di avere il suo cantore, lo strumento che gli consentisse di produrre un elemento di propaganda, appunto. Per cui la grandezza di Gino Boccasile, che ha servito padroni diversi, e come dice nel film, l'unico vero padrone in cui ha creduto è stato se stesso e la sua stessa arte, e poi dice anche tra le righe le donne e la loro bellezza, appunto la bellezza, è una storia molto difficile da raccontare come cinema del reale, cioè con i filmati d'archivio, laddove esistesse. Non esiste. Ma è anche difficile da raccontare soltanto in forma di fiction, perché la fiction, se ci pensate bene, è un po' una forma che edulcora la realtà, no? Perché la trasfigura, la reinterpreta, la filtra attraverso lo sguardo di un postero e dunque in qualche maniera rende la storia meno vera, o forse troppo più vera, perché la reinventa. Per questo la docu-fiction, che è la chiave narrativa che ha trovato Nico Cirasola, a me è piaciuta moltissimo. Perché da un lato c'è il documentario, cioè lo sguardo disincantato di un uomo che va alla ricerca delle proprie radici, di un barese che va alla ricerca delle proprie radici, o semplicemente di un cittadino che va alla ricerca delle proprie radici e trova in una strada chiusa, un po' come la memoria, dicevamo prima con Luca, la strada intitolata Gino Boccasile, una strada chiusa nel quartiere San Paolo. E da lì gli nasce l'idea, su questo devo costruire la mia narrazione, e la narrazione è l'Italia della Belle Époque, e l'Italia fascista, l'Italia post-fascista, l'Italia della liberazione. E credetevi, attraversare 40 anni di storia in 19 minuti è un'impresa, per cui innanzitutto ci vuole un grande coraggio e in secondo luogo ci vuole una grande padronanza dello strumento, perché il cinema è innanzitutto un linguaggio, poi a noi ci arriva in forma di emozione e di segni, ma è innanzitutto un linguaggio, e Nico Cirasola ormai ci sta abituando a divertirsi, e quindi a divertirci molto, con questo attraversamento dei piani temporali, e lo vedrete, io